Buongiorno a tutti. Oggi parleremo di uno dei massimi esponenti dell'ermetismo, Eugenio Montale. Eugenio Montale nasce a Genova nel 1896 da un'agiata famiglia della media borghesia. Si diploma in ragioneria nel 1915 per continuare l'attività di famiglia. Ma ben presto rinunciò ad affiancare il padre nella ditta e proseguì la sua formazione letteraria da autodidatta, approfondendo in particolare i poeti simbolisti francesi, i romanzi di Svevo e i filosofi Nietzsche e Schopenhauer. Chiamato alle armi nel 1917, dopo la Prima Guerra Mondiale, inizia a frequentare i circoli culturali liguri e torinesi, attirando l'attenzione di noti intellettuali e così iniziò a pubblicare tra il 1922 e il 1923 le prime poesie nelle quali prevale un senso di smarrimento di fronte ai misteriosi meccanismi che governano l'esistenza umana. Nel 1925 prese le distanze dal fascismo, firmando il Manifesto degli intellettuali antifascisti. Trasferitosi a Firenze, trovò lavoro presso un importante editore fiorentino e nell'occasione conobbe anche Drusilla Tanzi, con la quale si legò sentimentalmente. A Firenze entrò a far parte del gruppo di Solaria, una rivista culturale fondata l'anno prima. Questi anni sono caratterizzati da una straordinaria intensità di rapporti umani e culturali. Nel 1929 ottenne la direzione del Gabinetto Vieussot, una delle più prestigiose istituzioni culturali fiorentine, da cui fu allontanato 10 anni dopo e sottoposto al regime di sorveglianza speciale dalle autorità fasciste per essersi rifiutato di sottoscrivere la tessera di adesione al partito fascista, anche a seguito dell'uccisione da parte dei fascisti di Piero Gobetti, che nello stesso anno aveva pubblicato la sua prima raccolta Ossi di seppia. Allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale fu dapprima costretto a lavori saltuari quali collaborazioni editoriali, traduzioni. Poi, nel 1940, fu richiamato alle armi e infine congedato nel 1942. Dopo un breve impegno politico fra il 1944 e il 1946 tra le file del Partito d'Azione, nel 1948 si trasferì a Milano, prendendo le distanze da ogni ideologia e preferendo una vita appartata. A Milano inizia a collaborare al quotidiano Il Corriere della Sera, per conto del quale compie molti viaggi, occupandosi anche di critica musicale. Nel 1962 sposa Drusilla Tanzi, che muore pochi mesi dopo il matrimonio. Tra il 1961 e il 1962 ebbe numerosi e prestigiosi riconoscimenti, quali la laurea in lettere honoris causa del 1961 presso l'Università di Milano, il premio internazionale Feltrinelli dell'Accademia dei Lincei del 1962, la nomina a senatore a vita nel 1967 e infine nel 1975 il premio Nobel per la letteratura per la sua poetica distinta che con grande sensibilità artistica ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni. Morì a Milano nel 1981 e il funerale di Stato fu celebrato nel Duomo cittadino.
La sua prima raccolta è Ossi di seppia. La raccolta comprende testi elaborati tra il 1920 e il 1925, con la sola eccezione di Meriggiare pallido e assorto, una poesia che risale al 1916, in parte già apparsa in rivista. Fra la poesia di apertura e quella di chiusura si collocano quattro sezioni intitolate Movimenti. Questa prima sezione è composta da 13 componimenti. Poi c'è l'altra sezione Ossi di seppia, composta da 22 componimenti. Poi c'è una terza sezione intitolata Mediterraneo, composta da un poemetto in 9 parti e, per finire, l'altra sezione Meriggi e ombre, composta da 15 componimenti. La poesia negli Ossi di seppia è una poesia antieloquente e in negativo. Non ha nessuna verità o certezza da rivelare, ma si limita a registrare la profonda angoscia del poeta, la sua disarmonia con il mondo, insomma, il suo male di vivere. E questo male di vivere trova espressione in celebri metafore, quali camminare lungo un muro che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia, essere imprigionati in una rete, essere legati da una catena. Talvolta si intravede una possibilità di salvezza, ma è una possibilità suggerita, vaga. Montale non vuole e non può darci la formula risolutiva, nessuna certezza positiva, ma solo ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. Gli ossi di seppia che danno il titolo alla raccolta, e cioè le conchiglie di certi molluschi presenze inaridite e ridotti al minimo, appaiono emblematici di questa poetica, dello scabro ed essenziale. I motivi che attraversano l'intera raccolta sono il paesaggio, l'amore, l'evasione, la fuga e la caratteristica preminente della lingua espressa nella raccolta Ossi di seppia e la ricchezza lessicale. Fondamentale è stato il contributo di D'Annunzio al costituirsi della tecnica metrica montaliana, soprattutto per l'uso degli sdruccioli e delle assonanze. I metri tradizionali sono frequenti e sono i settenari, novenari e endecasillabi. Oltre che dalla lezione d'annunziana, gli ossi di seppia risentono anche di altre molteplici letture, come quella di Dante e Petrarca. Da Pascoli, invece, il poeta eredita motivi quali la presenza dei morti e l'ostilità della natura. In tante poesie appaiono evidenti anche gli influssi dei simbolisti francesi, soprattutto Verlaine. Nella seconda raccolta, Le occasioni, permane il motivo fondamentale della disarmonia e del dolore esistenziale, ma cambiano alcuni elementi. Il paesaggio non è più ligure, ma toscano, perché nel frattempo il poeta si era trasferito a Firenze. Se negli Ossi di seppia il poeta dialogava solo con il mare, il tema principale della prima raccolta, o con un generico tu, nella raccolta Le occasioni il poeta cerca interlocutori reali, concreti, e l'interlocutrice prediletta è una figura femminile. Nell'opera di Montale la prima fase è negativa e distruttiva. Egli non ritrova un oggetto nella cui realtà possa aver fiducia. In questa seconda fase è relativamente positiva.
Mentre ossi di seppia esprimono la consapevolezza del male di vivere, nelle occasioni domina la ricerca di ciò che può costituire una eccezione alla negatività, all'assurdo del reale. La ricerca, insomma, del fantasma che ti salva, la donna angelo, che è qui un fantasma femminile, quello di Clizia, ovvero una critica letteraria statunitense, Irma Brandeis, con la quale il poeta ha intrattenuto una breve relazione. Nella raccolta Le occasioni, la valenza simbolica degli oggetti si accentua ancora di più. Nell'altra raccolta, La bufera e altro, appare come una raccolta non unitaria, ma varia per tempi di composizione, temi e intonazione poetica. Il nucleo più unitario è quello di Finisterre, che è un paesino spagnolo situato nel punto più occidentale della Spagna. Finisterre, dicevano i latini, cioè fine della terra, il confine del mondo, la fine della possibilità di andare oltre, di passare oltre, insomma di oltrepassare. Nella raccolta sono presenti 15 poesie, fortemente influenzate dalla congiuntura bellica della Seconda Guerra Mondiale. Per la prima volta la storia entra con tragica violenza nella poesia montaniana. La Seconda Guerra Mondiale diventa così sottofondo delle liriche di Finisterre. La guerra non provoca una nuova visione della realtà da parte del poeta, ma semplicemente conferma e accentua il rapporto critico e disarmonico con la realtà, vissuta come assurda, irrazionale e ininterpretabile. In questa raccolta il tema dei morti ha un grande spazio. L'attenzione poetica di Montale rimane dunque legata alla condizione umana, più che agli eventi storici. L'ispiratrice delle poesie di Finisterre è ancora Clizia, che riprende e accentua la sua connotazione metafisica, orientata in senso religioso. Nel dopoguerra compare un'altra figura femminile, assai diversa, che Montale stesso definisce molto terrestre e immanente. È la volpe, nella quale è possibile identificare la poetessa Maria Luisa Spaziani, con la quale Montale ebbe una relazione. In lei non è più riconoscibile alcuna salvezza, è piuttosto una sorta di anti-Beatrice dantesca. Nella quarta e ultima raccolta, Satura, del 1971, Montale guarda la realtà con un distacco nostalgico. In questa crisi ideologica, il poeta, nel rimpianto dei vecchi valori che appaiono perduti, rivolge alla sottocultura dominante uno sguardo scettico. Il titolo Satura ha più significati. Il primo significato allude alla vena satirica che percorre la raccolta. Il secondo significato invece allude pure alla espressione latina satura lans, che stava ad indicare un piatto pieno di cibi diversi, e poi anche un genere letterario caratterizzato dalla varietà di metri e di temi. Le quattro sezioni che comprendono la raccolta, Xenia 1, Xenia 2, Satura 1, Satura 2, le prime due costituiscono un piccolo canzoniere, scritto in occasione della morte della moglie, compagna affezionata e discreta, rimasta finora quasi completamente assente. Xenia, che significa dono, è un termine latino che appunto indicava i doni che venivano fatti a un ospite
nel momento in cui lasciava la casa di chi lo aveva ospitato ed è un dono fatto alla moglie e alla sua dipartita. Prima di salutarvi vi lascio con una delle tante poesie che il poeta ha dedicato alla moglie. Grazie a tutti e a risentirci alla prossima lezione. Ho sceso dandoti il braccio almeno un milione di scale e ora che non ci sei è il vuoto ad ogni gradino. Anche così è stato breve il nostro lungo viaggio. Il mio dura tuttora, né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale dandoti il braccio, non già perché con quattro occhi forse si vede di più. Con te li ho scese perché sapevo che di noi due, le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue.